Ciao amici, quante volte avete sentito parlare degli omega 3? Ormai sapete tutti che sono dei grassi che fanno bene alla nostra salute, vero? Nello specifico, gli omega 3 sono grassi poliinsaturi, detti essenziali, perché il nostro corpo ne ha bisogno, non riesce a produrli da solo. Hanno tanti benefici, sono antinfiammatori e contribuiscono a una migliore circolazione. Ma dove trovo gli omega 3 migliori? All'interno di quali alimenti? La prima fonte di omega 3 sono i pesci grassi, ricchi di due tipologie di omega 3, dette EPA e DHA. Un'altra fonte di omega 3 sono i cibi vegetali come noci, semi, olio di soia e di lino, ricchi di una tipologia di omega 3 detta ALA. Ora che lo sai, vediamo in questo video quali sono i cibi più ricchi di omega 3. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Sgombro. Lo sgombro è un piccolo pesce ricco di nutrienti che possiamo trovare anche in scatola. Oltre all'omega 3, 100 g di sgombro contengono anche il 200% dell'assunzione giornaliera di vitamina B12. 2. Salmone. Una porzione di salmone contiene un'ottima dose di omega 3 ed è anche ricco di altri nutrienti come la vitamina D e le vitamine 5 e 6 del gruppo B. 3. Olio di fegato di merluzzo. Viene estratto dal fegato del merluzzo e può essere assunto come integratore. È ricco di omega 3 e di vitamina D e vitamina A. 4. Aringhe. Una porzione di aringhe contiene il 100% del fabbisogno di vitamina D, il 221% per la vitamina B12 e una buona dose di omega 3 che rendono questo piccolo cibo una grande risorsa per la salute. 5. Ostriche. Le ostriche, come tutti i crostacei, sono molto nutrienti. Contengono più zinco di qualsiasi altro cibo sul pianeta, vitamina B12 e tanto omega 3 per ogni porzione. 6. Sardine. Le sardine contengono quasi tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno, tra questi la vitamina B12, la vitamina D, il selenio e gli immancabili omega 3. 7. Acciughe. Le acciughe contengono una porzione importante di omega 3 e sono poi un'ottima fonte di niacina, selenio e calcio. 8. Caviale. Anche il caviale è un'ottima fonte di omega 3, ovviamente in proporzione alla quantità che si mangia. 9. Semi di lino. I semi di lino sono la più ricca fonte di omega 3 del tipo ALA. Questo li rende quasi un integratore per tutti e indispensabili per chi segue un'alimentazione vegana o vegetariana senza pesce. 10. Semi di chia. I semi di chia contengono manganese, selenio, magnesio e altri nutrienti. Per quanto riguarda gli omega 3, ne contengono una buona dose, ideale per il consumo quotidiano. 11. Noci. Le noci sono un'importante fonte di fibre, rame, vitamina E e omega 3. Ricordo sempre di non mangiarne troppe per chi ha problemi di digestione e tendenza all'acidità di stomaco. 12. Soia. La soia presenta una buona dose di omega 3 ed è anche molto ricca di acidi grassi omega 6. Avete visto quante buone fonti di omega 3 esistono tra cui scegliere? Alcune sono animali, alcune vegane, ce n'è per tutti i gusti. L'importante è assicurarsi un buon apporto tutti i giorni con cibo fresco e possibilmente biologico. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. Se desideri seguire altri tutorial di alimentazione sana e naturale, è facile. Iscriviti e attiva le notifiche. Per sostenere il progetto di divulgazione del canale, abbonati con un piccolo contributo mensile. Metti mi piace e condividi questo video perché sempre più persone siano informate sull'importanza di assumere omega 3 ogni giorno. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.